Ma la sostanza, quello che sta accadendo è il fallimento di questa Unione Europea e delle politiche dell'Unione Europea. Non c'è un accordo rispetto ad una situazione che va avanti oramai da circa 2 anni, una situazione che è allarmante, una situazione che però comprova sostanzialmente, questo lo dicono tutti i paesi all'interno dell'Unione Europea, al di là delle reazioni e della tipologia di legislazione che hanno adoperato. La sospensione di Schengen dimostra sostanzialmente il fatto che l'Europa può essere accogliente per coloro i quali scappano realmente dalla guerra, e lì ci deve essere un sistema di accoglienza, ma per coloro i quali non scappano dalla guerra non ci può essere spazio. Quindi lei dice Le è leggi diverso chi sono fugge dalla chiare. guerra e chi fugge dalla fame. Assolutamente sì, ma noi Ecco. questa cosa l'abbiamo sempre detta. Chi scappa dalla guerra è realmente un profugo, ma deve essere certificato per essere realmente un Però ci profugo, per rendiamo conto avere che lo sono tutte status. situazioni di grande disperazione, di grande sofferenza. Assolutamente sì. Quello di cui ci rendiamo conto più che altro oggi è che l'Europa sia praticamente completamente priva di una politica esterna e di una soluzione per fare in modo che questi paesi si possano stabilizzare. Questo è quello che ci deve più che altro preoccupare, cioè la mancanza politica dell'Unione Europea, che è la conseguenza della mancanza politica che ha dimostrato il governo italiano dal punto di vista nel settore estero in questi 2 anni.